Voi lo conoscete il Famila? Allora, oggi non svuota la spesa, ma visto un brillo, insomma. Allora, lui aveva promesso tempo fa che avrebbe fatto lo svuota la spesa con me, ma oggi cosa mi ha detto? No, fallo tu da sola. Quindi non va bene così, eh? Non mantieni le promesse. Non va bene, non va bene. E poi ho comprato un sacco di cose per te. Però l'ho promesso a te, non l'ho promesso a loro. No, l'hai promesso a tutti. A te ho detto sì, a loro non l'ho promesso, quindi io con loro sono a posto. No, tu l'hai promesso a tutti, ma se tu poi lo prometti a me, è come prometterlo a loro. E poi fa così. Vabbè, furbacchione. Al prossimo giro ci sarò. Vabbè, sì. Il prossimo non lo so, perché ho fatto una spesa da non uscire di casa come minimo per 20 giorni. Quindi cominciamo subito. È vero, anche perché ero terrorizzata, ho dovuto fare la fila fuori dal supermercato, però dopo almeno dentro il supermercato ero tranquilla perché c'era comunque poca gente, quindi i ragazzi dentro a questo supermercato sono bravi perché riescono a dividere per bene le persone. Allora, iniziamo da un succo d'albicocca, ovviamente per il pistombrillo, questa della linea Selex, che è il prodotto marchio del Famila. Ah, premetto, col fatto che ci sono tutte queste, come si dice, come si chiamano? Non mi viene la parola. Conte, cos'è che mette? Le restrizioni. Con tutte queste, ecco, mi è venuto in mente, con tutte queste restrizioni che ci sono, io dal mio comune non posso andare a fare la spesa dove più mi piace, quindi è un bel disastro, quindi non posso più andare all'MD, non posso andare alla Lid, a Aldi, ma nei supermercati che sono vicino nel mio comune, oppure posso andare in un supermercato che è di strada dal lavoro a casa, che altrimenti mi attacco. Quindi è per quello che sono andata al Famila. È molto buona la qualità dei prodotti, ma ti spennano vivi. Infatti ho speso più di 170 euro. Comunque, vabbè. Però, come dicevo prima, almeno per 20 giorni siamo a posto, giusto? Giusto. Okay. Allora, abbiamo visto il succo d'albicocca. Questo non c'entra niente. Allora, cominciamo con un po' di surgelati, così dopo lo metto via. E ho preso in una busta di funghi champignon, eccoli qua, questa è una busta da 450 grammi, una busta della Bonduel, questi qua, cotti al vapore, e questi sono broccoli, taccole e patate. Ho preso un po' di buste di verdure, in modo che così sono sicura che mi durano, perché sono surgelate, e ne ho presa proprio giusto due o tre zucchine da qualche parte, forse saranno di fresco. Allora, poi ovviamente, perché noi siamo golosi, ho preso i gelati Mars. Questi erano da un po' che non li prendevamo, un sacco, e sono buonissimi. E per cambiare un pochinino ho preso il cornetto cono, panna e cioccolato. Poi anche questo ha le granelline di nocciola. Questa è una confezione da 6 pezzi. Buoni. Poi ho preso degli affettati, se riesco a prenderli. Aiuto. Ok, allora, ho preso il negronetto, il salamino, una confezione di 75 grammi, eccola qua, una mozzarella, questa non l'ho mai vista, mozzarella senza lattosio a fette, quindi magari questa è comoda quando facciamo la pizza con la pasta sfoglia, quindi magari essendo a fette non lascia troppa acqua.
e ride e mi prende in giro. Poi una confezione di petto di pollo arrosto, questa è una confezione da 120 grammi, e una confezione di prosciutto cotto, anche questo del marchio Selex, il marchio del Famila, ed è anche questa una confezione da 120 grammi. Poi andiamo avanti con degli altri surgelati, se riesco a prenderli, che poi da furba sapevo di dover andare a fare la spesa, mi sono dimenticata le sporte, quelle robuste, e ho preso, sono stata costretta a prendere le sportine, quelle che appena le apri si rompono, no? E quindi faccio una fatica bestiale a tirare fuori le cose, perché si attacca tutto, soprattutto questi gelati. Allora, della Findus, questi mai presi, quindi da provare, i grigliati, questo con il limone, sì, limone e pepe nero, e questo con timo e origano. Poi, allora, questi si possono fare in padella, a fiamma ad alta, sì, e cuocere 13 minuti con il coperchio senza girarli e poi servire, altrimenti in forno 30 minuti. Cuocere per 30 minuti con forno, in forno preriscaldato a 200 gradi, 220 se forno tradizionale. In che senso tradizionale? Cosa vuol dire? Che non è elettrico? Non ventilato forse. Non ventilato? Ma qui non ti dice di mettere il ventilato. Boh, vabbè. Lasciamo stare, voilà. Poi ho preso le Kinder Paradiso, ovviamente i nostri dolcetti non devono mai mancare, e le Kinder Yogurtin con yogurt alla greca, mango e maracuja. Queste sono una novità, tipo le fette al latte, però sono fatte con lo yogurt alla greca. E poi in mezzo c'è questa cremina di frutta. Sono già curiosa di sentire come sono. E poi, queste le ho dette, no? Ecco, crepe, prosciutto cotto e mozzarella. Eccoli qua. Queste le prendiamo sempre negli altri supermercati, quindi immagino siano uguali. Questa è, sì, prosciutto cotto e mozzarella, sono quattro porzioni. Sono quattro crepe, facciamo due a testa, perché sono poi smilze così. Che mangi con una, non mangi niente. Allora, poi il pistumbrillo è meglio comprargli da vestire che da mangiare, quindi già. Allora, poi i fish burger, questo sempre della Capitan Findus, e sono due filetti. Sì, però questi li avevamo già presi, sono già abbastanza grandini, quindi qui due porzioni ci sta. Zuppa toscana, una delle zuppe preferite del pistombrillo, questa diciamo originale della Dimmi di Sì, la posso mangiare tranquillamente perché non ha il passato di pomodoro, ho letto bene. Poi aiuto, una busta di insalata, questa è la Bonduel, questa addirittura ti dicono che è ideale per i formaggi, ma io la mangio come mi pare, cioè pan di zucchero, radicchio e porro, buona, che quindi è saporita, dato che c'è il porro. Poi ho preso una confezione da 90 grammi di cotto, di prosciutto cotto tagliato a julienne, tagliato a striscioline. E poi, aiuto, faccio così che faccio prima. Allora, yogurt Müller in mix. Allora, questo yogurt bianco con le stelline di cioccolato, e questo per il pistombrillo alla vaniglia variegato alla marena. E lui lì che guarda e fa così, mi è contento. Poi un pezzetto di formaggio grana padano, questo è stagionato oltre 20 mesi,
Quindi un po' più saporito. Forse, non si sa. Ma io non ci becco mai con l'stagionatore. Non so quando, se devo prenderlo a 16, 20, 30. 20 mesi è saporito, ma Non non troppo. troppo. È il 30 mesi che è più saporito. Allora a me quello non piace 30 È mesi. troppo È troppo salato. forte. E poi qui ho una mozzarellina, eccola qui, però vi ricordo di averne prese delle altre, non so dove sono, poi le troverò. Poi una confezione di carta igienica. Qua un bel paccone di tovaglioli formato convenienza, eccoli da tenere di scorta, una confezione da 4 di Fanta. Cerco di fare veloce perché c'è un sacco di roba. Questo mi ricordo che era in offerta, l'olio Cirio. Questo è delicato, non ho mai preso. Di solito sono pignola e guardo che sia 100% italiano, però ho lasciato stare per una volta. E dicevo, cucina delicata, quindi sarà meno saporito rispetto. Forse allora noi non ci piace, siamo abituati con quello grezzo, che quello è bello strong. Però già che di oliva, dai, è buono. Ah sì, è extravergine d'oliva, quello sì. Però, boh, proveremo. E poi i bitterini rossi che li avevamo finiti, 2, 4, 6. Oh, è una confezione da 10 però, qua ce ne vengono gli aperitivi. Sì, ce ne vengono un sacco. Allora, andiamo avanti con... Aiuto, non mi si è schiacciata, eh? No, ok. E un altro yogurtino, eccolo qui, questo è mousse bianco, questo sempre per il pistombrillo perché ci sono i lamponi. Quindi dicevo, miss, sì, miss, mix, soffio, mousse di bianco più crema di lamponi. Poi una pasta sfoglia, questa del marchio, oh la miseria, ladra, parabom! Ha vibrato anche la nostra porta. Sono sordi, loro non sentono. Sì, ho capito, però I porca, vicini, non chi porca ci segue. zozza, cioè, ma che è? Che cavolo. L'altro giorno invece, no, vabbè, lo stesso, lasciamo stare, che se no si entra troppo. Faremo un canale su questa cosa riguardo a questo argomento. Ne I apriamo un vicini. altro, i vicini. Allora, parabom. Stavo aspettando quello. Allora, dicevo, pasta sfoglia rotonda, questa è della linea Selex, quindi del Famila, del supermercato. Una confezione, un flacone, insomma, di anticalcare. Questo lo uso più che altro dentro la doccia. Poi ho preso delle schiacciatine, la schiacciatina classica, e sono 6 porzioni, sono divise in 6 porzioni. Molta roba, io vado così, quindi non so consigliarvi se sono buone o non buone, perché molte cose io non le ho mai prese in questo supermercato, quindi mi sono trovata costretta ad andare lì. Quindi poi magari più avanti vi dirò, però più avanti spererei che invece le restrizioni non ce ne siano più, così uno è più libero di andare dove più gli piace. Comunque, speriamo vada, anche se sono sincera, la vedo un po' grigia ancora. Comunque, crostini con farina integrale, e anche questo è un prodotto a marchio. E guarda che bravi che qua hanno messo la linguetta per richiudere il pacchetto, che non c'è mai. E il pistombrillo dice bene. Poi ho preso un'altra pasta sfoglia, no, bugia, questa è una Brisée, quella integrale non c'era della Buitoni, allora ho preso la Brisée che so che è un pochino più leggera della pasta sfoglia e con questa ci farò la pizza. Poi della pancettina a cubetti, questa è la pancetta affumicata,
Noi di solito usiamo lo speck a dadini, ma non c'era, quindi mi sono dovuta accontentare di questa. La panna, questa della Granarolo, l'HD, quindi quella senza lattosio, in monoporzioni. Sono tre confezioni da poco. Da poco, non lo so. Dove è scritto? Ma ti sembra che... Da 100! Ce l'avevo sotto al naso. Da 100 ml. Sono un po' cotta. Poi una busta da 1,5 kg di arance tarocco, sono le mie preferite. E poi, così finiamo anche quest'altra sportina. Allora, vellutata di carciofi. Se la trovate, prendetela. È buonissima, strepitosa. Questa l'avevo provata un po' di tempo fa e poi non l'avevo più vista. Capito ad famila ed eccola. Poi, crema bel paese, i formaggini. Questi li mangiavo quando ero bambina, quando ero ragazzetta. Poi da un bel po'. Vero? Quelli tondi? Questi sono quelli tondi, sì. E poi Susanna? Sì. No, questi sono più buoni di Susanna. Però come genere di come genere, sì. Formabile? Sì, sì. E per il capriccioso del pistumbrillo una confezione di peperoncino macinato. Grande! Grande! Sì, già felice. Sono già a posto, io posso mangiare solo quello. Sì, vabbè. Chi ci crede? Io no, non ci credo manco proprio. Allora, poi, ecco qua, come dicevo, proprio 4 zucchine contate. No, scusate, 5. Erano piccoline, allora ne ho presa una in più da tenere nel frigo. E poi ho preso un mango, ma è costato un occhio della testa questo mango. È bello pieno, è bello carico, senti qua, pesa un sacco. Eccolo qui. Voilà. È costato solo il mango 2,69 €, no, per dire. Vai però ad Aldi, lo trovi a 99 centesimi perché è sempre in offerta il mango. Non so perché, intanto la provenienza è sempre quella. Comunque, poi una busta di grana padano, questa è una busta da 90 grammi, grana padano grattugiato, ovviamente. Poi dell'albume d'uovo, eccolo, che voglio provare a fare una torta solo di albumi, così è un pochino più leggera. Eccoli qua, trovate le altre mozzarelline, ne ho prese altre 2, eccole, tanto hanno una scadenza abbastanza lunga, sì, 17 aprile, voglia te. Così, ho fatto un po' di scorta di cose, così per un, come dicevo prima, per un bel po' non vado al supermercato. Le ricottine, la confezione da 2, da 100 grammi, preferisco così, quando si apre. Ma che fa, piange? Beh, vabbè, insomma. Non credo, forse no, non lo so. Stavo dicendo che preferisco prendere sempre, anche se magari costano un pochino di più, le confezioni a monoporzione praticamente. Perché ride il pistumbrillo? Io non lo so. Lo so, mi distraggono, scusa. Beh, poi fanno parte della nostra vita questi, quindi... Insomma, prendo le monoporzioni, forse ce la faccio a finire il concetto, perché così sono sicura di non sprecarla. Eccoci qua. E poi la certosa Galbani, questa è strepitosa, quindi se vi capita prendetelo. E questa è quella senza lattosio. Allora, andiamo avanti con un'altra sporta, eccola qui. Allora, eccolo qua, qui c'è lo scontrino. Hai visto come lo fanno loro? Fanno avanti e dietro
Per sprecare di meno. Ma non ci credo. Ma come cavolo fa? Boh. Vabbè, insomma, sono 178,43 euro in totale. Comunque, una bustina di surgelati. Questa qui, oggi. Eccola qui, una busta da 450 grammi di contorno, insomma, un contorno di verdure con broccoli, cavolo, carote, fagiolini e peperone. Ah sì, un contorno completo. Però queste sono al naturale, dopo le devi condire tu, come più ti piace. Poi, uno yogurt della Müller, questo è agrumi, al gusto agrumi, frullati, che a me il yogurt con i pezzettini non mi piace, mi sembra roba già masticata e non mi piace, mi fa senso. Poi ho preso un po' di ciccia, forse anche per quello che ha lievitato lo scontrino, è lievitato. Allora, una confezione formato famiglia, così noi facciamo in due volte, di petto di pollo. E poi ho preso, allora, qui c'è, ecco, del petto di pollo, questo alla salsa barbecue, petto di pollo arrosto, chissà com'è questo, della Gardani. La Gardani vuol dire fiducia, è così la pubblicità, non lo so, mi sembra una roba così. E poi ho preso, che è pistombrillo, no, che schifo, questo mi fa schifo però, il sanguino mi fa schifo. E pardon. Allora, quattro confezioni di carpaccio, ne tiro su solo una perché sennò faccio un gran danno, di carpaccio di bovino adulto. Ecco qui, voilà. Allora, andiamo avanti con un pacco, no, bugia. Ecco qua, due pacchetti pan rustico, biscopan, grissini. Questi sono i grissini con, allora, gustosi e fragranti grissini con segale, semi di lino e di girasole. Sono poi tipo quelli delle MD. Infatti li ho presi perché assomigliavano esteticamente a quelli di MD. E quelli di MD sono buonissimi, vediamo se questi sono pari. Poi, per il pistombrillo goloso, ma questo è anche per me, so che dopo so che mi fa venire mal di pancia, ma pazienza, amen. Questo proprio lo so che mi fanno male, mi fanno gonfiare la pancia, proprio mi fa venire male, ma sono troppo buone. Le rotella, e addirittura ho preso due confezioni. Non una, due. Poi delle patatine, ovviamente, perché dobbiamo accompagnare i nostri aperitivi con qualcosa, e ho preso un pacchetto di tortilla. Questo è un pacchetto da 200 grammi, ce ne sono un sacco. Mangio tutte io questo brillo. No, dai. Sì. E poi, ovviamente, adesso ve le faccio vedere subito. Per il pistombrillo non potevano mancare quelle puzzolenti, i cornetti di mais al gusto formaggio. Questi sono della Mica Chips. No. Poi andiamo avanti con un po' di merendine e ho preso dei cornetti integrali, questi della Mulino Bianco, questi che conosco già, sono molto buoni. E per il pistombrillo da provare, i croissant Bauli alla crema. Sta facendo un po' di casotto. C'è il freezer un po' pieno perché abbiamo riempito tutto. Con crema con vaniglia del Madagascar. E sì, con vaniglia. Che cavolo sto dicendo? Non lo so più neanch'io. Il pistombrillo mi distrae. Come dobbiamo fare? Allora, ricapitoliamo. Novità. Sono
più soffici, più sfogliati. Il croissant Bauli alla crema con vaniglia del Madagascar. Ce l'ho fatta! Yuppi! Poi le girelle Motta, vediamo se sono come una volta. Chissà, che qui hanno sempre la voglia di cambiare i prodotti. Poi stiamo sempre in tema di dolce, i wafer al cacao, questi sono i miei preferiti, non ne posso fare a meno, ho fame. I raggianti, tengo a precisare che sono uscita di casa stamattina alle 5:30 e sono quasi le 5 di sera, pomeriggio, non so come volete dire voi, e inizio ad essere un po' cotta, forse anche per quello che sto mettendo una vita a fare lo svuota la spesa. Comunque, dicevo, i raggianti, questi piacciono un sacco al pistonbrillo perché sono belli croccanti e saporiti. E poi due tisane. Allora, zenzero e curcuma, e questa è quella che ci ha fatto provare tua mamma ed era buonissima, quindi l'ho voluta prendere. E dato che sono un po' agitata in questo periodo, un po' strano, un po' così, ho preso la tisana Bonomelli rilassante con camomilla, biancospino, passiflora ed estratto di valeriana. Così, se non dormo con questa, non so più che cosa fare. Poi, dei panni cattura polvere, bella casa, Selex, vediamo come sono, se mangiano per bene la polvere, trama goffrata antipolvere, assomiglia un po' allo Swiffer, perché anche lo Swiffer, quello originale, ha le ondine. Vediamo la tinta, ahimè, anzi la devo anche fare, ho i capelli sconvolti, poi da una vita ormai che non vado dalla parrucchiera, qui che sono già troppo lunghi sti capelli, vorrei tagliarli ma adesso non si può, e ho preso un castano scuro naturale, questo l'avevo già preso ed è senza ammoniaca. Protegge, nutre, illumina, copre il 100% dei capelli bianchi. Non sono molto d'accordo su questo, però il colore viene bene, non sembra, ecco, un capello tinto, ecco. E gli altri dolcetti, ovviamente, così ho fatto scorta, il Family Pack Kit Kat, questi li mangio solo io, pistumbrino non glieli lascio. Per il pistonbrillo invece ho preso, questi a me non piacciono, quindi per forza sono solo per lui, i Twix, e questi sono 6 confezioni con 2 bastoncini di uno, e un vasetto di crema spalmabile alle nocciole. Hai visto che l'ho preso più grande? Fatto bene. Non ho preso il bicchiere. E poi abbiamo quasi finito, Abbiamo quasi finito, tiro su tutto in una volta. Allora, un pacchettino di 3 metri di elastico, così provo a fare qualche mascherina. Vediamo poi se sta fermo più che altro quell'elastico. Un vaso di cipolle borrettane grigliate. E mo ci piacciono queste cipolle, io non ci credo. Ho interrotto, penso, non so quante volte, e tum tum tum. Per invidia? Sì, io non lo so. Vabbè, adesso ci è presa la fissa per le cipolle borrettane e ho preso un bel vasone gigante da 380 grammi e per il mio viziato preferito, le lingue croccanti, ecco qua, Granat, che queste le trovavo sempre all'Ipercoop, e vi dirò che nonostante il Famila è un supermercato costoso, queste costano meno rispetto a Ipercoop, quindi se le trovate queste qua comunque
prendetele, provatele, anche se costano un pochino, perché sono veramente buone, sono valide. E basta, ho finito, basta, stop, stop, ce l'ho fatta. Sono stanca e basta. Io come sempre vi ringrazio per l'attenzione. Ciao ciao.